Non è ancora stata fissata la data dei funerali di Jennifer Hosane e Arianna, le due sorelle di 5 e 13 anni morte venerdì scorso in un tragico incidente in cui sono rimasti feriti i genitori e il fratellino di soli 10 mesi. Per fortuna la mamma, Rosalyn, è fuori pericolo di vita. La donna è ricoverata al Torrette di Ancona, dove è arrivata con fratture al bacino e alle costole. Il suo piccolo Fabrice, il terzogenito, si trova al Salesi ed è tenuto in coma farmacologico, ma le sue condizioni lasciano ben sperare. Il padre, invece, che era alla guida al momento dell'incidente, è rimasto all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Urbino. Sta bene, ma è ancora in forte stato di shock. La famiglia Zannou è originaria del Benin, ma da oltre 10 anni vive a Sant'Angelo in Vado, una comunità che si sta mobilitando insieme alla parrocchia e al sindaco Gian Alberto Luzzi, anche per una raccolta fondi, soldi che serviranno per sostenere i funerali ed eventualmente per far rientrare le salme delle bimbe in Benin. Proprio per conoscere la decisione sulla sepoltura, il primo cittadino entro domattina incontrerà una famiglia molto vicina a Zannou. Inoltre chiederà informazioni sui giorni in cui vorranno dare alle sorelle l'ultimo saluto. Spero di confermarlo, si prevede verso la fine di questa settimana. Le famiglie e loro vicine hanno deciso un pochino di aspettare un attimo per cercare di tranquillizzare il tranquillizzabile, insomma, via. Noi proclameremo il lutto cittadino al giorno del funerale perché io ritengo opportuno e giusto che il paese si fermi nel rispetto di questa comunità in generale del Benin, che a noi ci ha sempre dato grandi soddisfazioni e grande, diciamo, capacità di integrazione e in più per condividere con i parenti, gli amici di queste bimbe con questo momento così triste, che non è solo un momento triste per loro ma anche per il paese, tra l'altro un paese un po' provato in questi ultimi mesi da vari eventi, diciamo così, straordinari che hanno riguardato sempre dei giovani, purtroppo.